Ciao ragazzi, oggi vi saluto così in questa location dove possiamo ammirare tutte quante le vette di steep del nuovo aggiornamento Road to the Olympics, dove vi ricordo che questa beta è disponibile dal 28 novembre al 4 dicembre completamente gratis sul PlayStation Store, quindi andate e scaricatela tutti quanti. Nello scorso video avevamo fatto due prove delle Olimpiadi, ovvero una discesa libera e un big air con lo snowboard, dove ho preso l'oro e l'argento nello sci. Le altre challenge sono bloccate qui nella beta, e poi non sono soltanto queste, poi quando uscirà l'aggiornamento definitivo ci saranno tante tante belle cose. Oggi andremo a fare per prima cosa la tutelare, come vedete poi ci manca lo snowpark e un free ride, immagino, in giro per la montagna. Quindi andiamo innanzitutto a testare questo volo di prossimità. Avanti così. Vediamo un po' cosa ci dice. Ok, Road to the Olympics. Vediamo un attimino. Ok, parte tutto. Volo di prossimità, quindi devo stare più vicino al terreno possibile per aumentare i miei points. Ok, ok, vediamo se le mie doti si sono un attimo arrugginite. Via così. Ok, ok, da questa. Wow, wow, giù dall'altra. Mega jump. Dopo raga andremo. Però fare 15.000 points è un bordello. Cavolo, devo trovare assolutamente una via per fare veramente punti a valanga, raga, perché qui vedete, sì, sto vicino, però non è che via! Così mi ha dato punti per 2, 1.900. Devo stare ancora più vicino, attaccato al suolo. Però poi qua fermi tutti. Devo aprirmi perché poi ci sono tutti i rami qua, le robe. Ok, passare in mezzo ai rami. Vacca, è un massacro raga qui, cioè non so come fare 15.000 punti sinceramente, è difficilissimo. Dopo mi ci vorranno un paio di tentativi, perché qua proprio non ci siamo. Ok che la discesa è lunga, vedete, 6.000 punti solo là ho fatto. 11.000. No! Il terzo tentativo è sempre quello buono, raga. Quindi come avete visto la discesa è lunga, sono arrivato là a 11.000 punti. Molto molto easy, quindi noi continuiamo così. Quindi se passo in mezzo ai rami succede qualcosa, perché finora non sono mai morto. Ok. Via giù così in picchiata. 3.008, siamo a 7.000 quasi, 6.008. Oh, mannaggia! E quindi ragazzi, mi sono appena accorto adesso che abbiamo 20.000 points, e quindi andiamo molto molto easy così.
Boom! Avanti così. Come avete visto, alla fine L2 per l'atterraggio. Non morire, non morire. Perfetto. Perfetto! Ho fatto la fine molto molto easy. Non ho assolutamente, cioè non sono assolutamente andato per altri punti quando mi sono accorto che avevo veramente un bordello di punti di vantaggio. Me ne sono abbastanza fregato e quindi ci siamo beccati l'oro anche qua. E quindi una ce la siamo fatta, perfetto, con il bellissimo oro. Sono stato dietro un bel po' di tempo perché non ero più abituato, ragazzi, con la tuta alare. Io ho dovuto fare delle acrobazie veramente folli. Però adesso possiamo andare allo snowpark. Finalmente, raga. Mamma mia, non ho visto, non mi ricordo più il punteggio da battere. 25.000. Ok. Whoop. Yeah. Yeah boy. Avanti così. Incredibile, rail hanno messo. I rail non c'erano. Spettacolare, raga. Se non lo sapete, io ho 11 anni che vado sulla tavola. Quindi per me queste robe qui veramente mi fanno impazzire. Andiamo qua. Devo imparare ancora. Se vuoi una rotazione verticale, se non era... No, ho voluto strafare, fortuna che non sono crepato. Volevo fare anch'io come aveva fatto quell'altro davanti da me. Ah, è oro quello davanti, Qui ci spariamo il triplo. L'Halfpipe. No, atterro centrale. Doppio. Fermi tutti che sto perdendo la stamina. Vabbè, è semplicissimo questo anche. Qui molto molto, ragazzi, un 180 melon. Quello è proprio classicissimo. No, voglio fare questo anch'io. Posso fare... Spettacolo! Strepitoso, raga. Eccezionale. Per chi non va in snowboard, per chi non sa magari cosa siano quelle cose lì, magari non può capire la spettacolarità di tutto ciò. Facendo un po' schifo. What? Come argento? Non era oro. Fermi tutti, qua la rifaccio subito. Non è semplice come sembra, raga. Non è assolutamente semplice. Avanti, così, perfetto. Eccezionale. Vediamo qui adesso se riesco a farmi sto rail, sta roba. Sto box. Avanti. Cosa cavolo ho fatto? Molto bene. Qua si riesce a fare... Ah, era troppo corto. Ok, ok, raga, e hop! Molto bene, e adesso giù nell'halfpipe. Sì, volevo entrarci, però sono uscito. Va bene così. Vediamo se riesco ugualmente a fare punti a 10.000 in meno. Sono tanti da fare, 10.000, Oggi non mi fermo. Avanti nessuno. Così, medaglia d'oro, raga.
Non mi sembrava una gran run questa qui, eh? Non è che avessi fatto poi chissà quale cosa astronomica. Voi, raga, provate, scaricate la beta. Vi ricordo, dal 28 al 4 dicembre è aperta a tutti. Quindi scaricatela e se fate punteggi assurdi, taggatemi poi su Instagram. Qui vorrei vedere un attimino dove si va. Ci andiamo a fare un po' una perlustrazione così, molto easy. E vediamo un po'. Mamma mia. Spettacolare. Dovete giocare tanto con le levette analogiche, perché quelle fanno tutte queste cose qua strane. Qui siamo un po' caduti. Ci siamo sommersi. Non vedo l'ora anch'io di cadere così nella neve, raga, e non farmi, diciamo, quasi nulla. Fermi. Ah, ma fermo. Spettacolo. Mamma mia, raga, che roba. Perfetto, io vi lascio così, ragazzi, con questa inquadratura atomica. E poi nel prossimo video, perché non vorrei farli durare eccessivamente questi video, andremo a farci l'ultima prova libera di questa beta. Mamma mia, guardate che scenari! Mamma mia! Quindi vi ripeto, dal 28 al 4 dicembre, open beta, scaricatela tutti. Ditemi cosa preferite, sci o snowboard. Se fate un punteggio migliore di me, che sono sicurissimo che riuscirete a farlo perché ho saltato tutto l'halfpipe e là si fanno tanti, tanti bei punti. Taggatemi appunto nel mio Instagram ufficiale, trovate tutto quanto sotto giù nella descrizione. Io vi saluto, vi ringrazio e proviamo a fare un test. Se andiamo in acqua, crepiamo così. Perfetto. Thanks for playing, raga, e al prossimo video!